Chiude la casa di riposo di Asti, prosegue la ricollocazione degli ospiti, 138 che dovrà essere completata entro il 31 dicembre, ma non si placano le polemiche sulla fine della struttura schiacciata da un debito di 8 milioni di euro. Caterina Canavà. Il conto alla rovescia è inesorabile, sabato 31 dicembre la casa di riposo città di Asti chiuderà mettendo la parola fine ad una lunga pagina di storia. È in corso la ricollocazione dei 132 ospiti, il viavai di mezzi li porta in altre strutture della provincia. Per chi è abituato a vivere qui da 10-20 anni è un trauma e così è per il personale, molti non trattengono le lacrime. Si svuota una istituzione, il Maina, che sembra esserci da sempre, soffocato da un debito di 8 milioni e da una città che non ha fatto niente per salvarlo. Inutili perfino i reiterati tentativi del prefetto, oggi una nuova riunione. Dialogano, però ci vuole maggiore partecipazione a questi tavoli perché insomma, i problemi sono abbastanza complessi. Eh, per cui adesso ho convocato un'altra riunione il 29 sperando che sia quella definitiva per risolvere tutti i problemi sia del personale che ci lavora e sia delle persone che sono ospiti della casa di riposo. Accanto alla questione degli anziani traslocati fuori città sotto le feste resta il punto interrogativo per il personale 120 tra dipendenti pubblici, TD e appalti senza lavoro dal 1 gennaio. Domani una fiaccolata per quella che molti definiscono una sconfitta della città. Tutti assieme non ci siamo riusciti, tengo a precisare che sono arrivato a fare il sindaco cinque anni e mezzo fa, cinque anni e mezzo fa esisteva già questo problema, lo si è trascinato avanti fino ad oggi, assieme possiamo ritenerlo una sconfitta per la città.